sulla base della sua considerazione dell'essenzialità di una foto, che sia in bianco e nero o che sia a colori come nel volume del Mediterraneo, fotografi come David LaChapelle, che fanno fotografie tendenzialmente pop, pubblicitarie e quindi vissute come moderne adesso, sono da condannare o è un'altra forma di arte della fotografia per la quale il colore gioca un'importanza fondamentale? No, in LaChapelle adesso c'è una specie di degenerazione. Le prime fotografie di LaChapelle mostravano anche intuizioni straordinarie. E io credo che forse anche forme di guadagno esagerate, perché guadagnano l'ira di Dio, ma a parte questo non è per invidia, no, me ne frego, queste cose qua. Ma quello che fanno ultimamente è talmente complicato che qualsiasi cosa buttino dentro, bisogna accettarlo. E non è perché tutte, diciamo che il linguaggio, in qualsiasi disciplina creativa, il linguaggio deve essere immediato. Ecco, bianco e nero colore non ha importanza. De Marcellier, lui fa dei ritratti, ho visto ieri sull'ultimo numero di Magazine, a guardarli con occhio critico, ci sono delle cose, non so, il ritratto mi pare di Audrey Hepburn, non si vede lei, si vede, sa, e gli ha messo sopra la testa una specie di fiore gigantesco che non si vede neanche, allora è libero arbitrio, voglio dire, che qualsiasi cosa, perché se ne parla, tutti credono che dal momento che se ne parla molto, in un periodo in cui tutti buttano dentro, noi, una volta la linea di demarcazione era netta, la mediocrità e le cose prestigiose, adesso è un potpourri spaventoso e nessuno osa dire, ma anche, guarda, un esempio, 20 anni fa, sì, più o meno, alla Biennale di Venezia, al padiglione americano, era consacrato a un grande fotografo americano che mi piaceva moltissimo, di cui conoscevo molte cose, Eric Allan. Faceva delle cose raffinate di natura, poi la moglie, il nudo di sua moglie in un prato straordinario, e lei piccola, e quindi non vedevo l'ora di andare a vederlo, vedere gli originali. Allora, attento, entro la sala e riscopro gli originali di almeno 10 fotografie che conoscevo dai libri. Ora, giro, allora, una parete, due, tre, e poi la porta di uscita, oppure potevo vedere un'altra parete di lui. E quando comincio a vedere l'ultima parete, era a colori. Ma delle schifezze! Una cosa inaudita! Ma chi è questo bischero? Come se avessimo, non so, un bambino di 8-9 anni, ma anche meno. Gli metti in mano usa e getta della coda, che va in giro con gli fotografi alle cazzate, buonanotte, perché non può avere l'occhio allenato a discriminare, mettere, togliere, vedere, no? Quindi è un bambino. Era lui, era Callan, che a 75 anni dice, ma perché non faccio il colore? Ma è stanco, morto, di trascinarsi ancora quel vecchio bianco e nero. E fa ste robe e ne trova nessuno che gli dice, Harry, scusa, guarda, questa cosa qua, tu te le devi tenere sotto il letto, per uso e abuso tuo. Non puoi imporre, quando uno vede queste cose tue, di fatto 30-40 anni fa, si entusiasma, è coinvolto, si emoziona. Ma qui no. Ecco, ma anche Avedon, molti anni fa ha fatto il libro, mi pare, con Truman Capote, Observation, oppure dopo Observation ha fatto un altro, dopo una ventina d'anni, lui ne aveva già 70-75, porca miseria, lui è un maestro fantastico, ha messo dentro, verso la fine di questo volume, delle cose, ossi da morto, teschi, delle cazzate enormi. E non trova nessuno, ma non dico del critico, un amico che gli vada a dire, scusa, dai, lascia perdere sta roba qua, come dico,
Dico, devi continuare quel tuo stile inconfondibile. Non so, forse qualcuno deve averglielo detto, perché poi prima di morire ha fotografato, per esempio, la Stefania Seymour, ha fatto un nudo di lei, che è la fine del mondo. Che è la fine del mondo. Ecco, allora, tra il nudo della Seymour, che poi è un nudo relativo, perché, e le prime grandi fotografie di lui degli anni 60, 50, 60, non c'è. È la stessa cosa, la stessa fantasia, la stessa intuizione, la stessa tecnica. Io credo, ho sempre avuto una grande ammirazione con l'artista, che sia uno scrittore, un pittore, eccetera, che dalla partenza fino alla fine dei suoi giorni ha mantenuto un livello, uno standard altissimo. E questa è una rarità assoluta. Per esempio, il primo libro autobiografico, capolavoro, perché parte dalla realtà, parte da elementi vissuti. Poi il secondo, niente. Poi il terzo, e si ha difficoltà a leggerlo, perché deve inventarsi. I grandi, invece, possono partire da esperienze personali, perché, cioè, l'autobiografia è una cosa importante, perché, ma dopo devono stare attenti. Ecco, uno bravissimo, ma che è sempre autobiografico, ma che si rinnova, è Philip Roth, che mi è dispiaciuto che quest'anno non gli abbiano dato il premio Nobel, perché è un grande, perché qualsiasi cosa scrive coinvolge, è sempre lo stesso, non è lo stesso, perché diversifica gli episodi, voglio dire, situazioni diverse, ma è sempre lui. È fantastico, lo stesso con David Albert Lawrence. Mi ricordo quando ero giovane, a 20 anni, tutti parlavano, compravamo la prima edizione uscita di Lady Chatterley, a 20 anni, Lady Chatterley negli anni 50, mamma mia, di nascosto, che è un grande romanzo, d'accordo, ma a quell'epoca noi giovani solleticati dal sesso, eccetera. Ma poi lui ha scritto Figli e amanti, la sua autobiografia, un romanzo dove si sa che è lui. È un capolavoro, una cosa strepitosa. Perché? Ma anche gli altri, il pavone bianco, non il pavone rosso, non so, i libri di viaggi, voglio dire, mantenere alto la vocazione, perché sono nati, avevano il DNA, era scritto che dovevano scrivere. E così con i pittori.